Sull'Europa calano il terrore e la paura, la devastazione dei bombardamenti. Il sibilo delle bombe e il suono lacerante delle sirene antiaeree sono l'incubo con cui devono convivere gli uomini e le donne nella prima metà degli anni 40, soprattutto nelle città. Inverni della Beffa è costretta a lasciare Milano per mettere al sicuro la produzione e gli oltre 100 dipendenti. Lo stabilimento è trasferito temporaneamente ad Alzano, in provincia di Bergamo. In qualità di ufficiale, uno dei fondatori, Biagio Alberto della Beffa, è richiamato al fronte, ma l'attività dell'azienda non si ferma. Fitocast. 100 anni di armonia tra scienza e natura. Questo è Fitocast. Viaggio sonoro alla scoperta delle piante medicinali attraverso la storia dell'azienda leader mondiale nella produzione dei loro derivati. Il racconto di 100 anni di eccellenza botanica. C'è una pianta medicinale molto richiesta in quegli anni di tensione collettiva e di notti insonni. La Valeriana officinalis, dalle grandi proprietà distensive e sedative. Inverni della Beffa riesce a onorare gli ordini nonostante quelle condizioni eccezionali. Contribuisce a lenire lo stato d'agitazione che affligge sia la popolazione civile che quella militare. Le proprietà calmanti della Valeriana e gli usi terapeutici furono indicati già da Ippocrate e Galeno la prescriveva per combattere l'insonnia. Nel 500 era usata per curare disturbi d'origine nervosa, tremori, emicranie, palpitazioni cardiache. Tuttavia, la farmacopea, nei secoli successivi, ha offerto anche indicazioni completamente opposte. Ancora nella seconda metà dell'Ottocento, la valeriana è considerata addirittura uno stimolante. Le sue proprietà autentiche vengono riscoperte nel Novecento. E anche grazie alle analisi rigorose compiute da Inverni della Beffa, si appura che l'effetto sedativo della valeriana non è il frutto di un singolo principio attivo, ma piuttosto dell'azione sinergica di più componenti. È finita! È finita! È il grido che riecheggia nelle città di tutto il mondo per celebrare la vittoria. La guerra è finita, Milano è liberata. Quando nel 1945 l'azienda vi fa ritorno in via Ripamonti, la città porta ancora i segni dei bombardamenti. Sono questi momenti per osare i grandi cambiamenti che segnano la storia di un'impresa. Quella che diventerà Endena rilancia, affiancando alla tradizionale produzione di estratti fluidi titolati, anche la produzione di principi attivi isolati. Non più quindi solo prodotti multicomponenti come la valeriana, appunto, ma anche derivati naturali talmente purificati da essere ridotti a una molecola singola, che servono da base per farmaci con applicazioni terapeutiche ben caratterizzate come la digossina, principio attivo derivato dalla digitalis purpurea utilizzato come cardiotonico. Un passo coraggioso e decisivo che permette alla società di gettare le basi dell'espansione internazionale postbellica. Fitocast. Il racconto di 100 anni di eccellenza botanica.